Buongiorno, bentornati alle foto di Greg. Gregorio Paltrinieri ha scelto per noi delle foto e soprattutto degli autori e oggi ha scelto un fotografo che parla di un tema che mi è molto caro, l'acqua. Grazie Greg per aver scelto le magnifiche foto di Ray Collins. Buongiorno, buongiorno a voi. E ne parleremo con un altro che di acqua ormai ne ha bevuta parecchia, che è Andrea Staccioli. Grazie Andrea. Grazie a voi. Allora, devo essere onesto, non conoscevo il fotografo che ha scelto Greg, Ray Collins, che è entrato in un filone che nasce con i Beach Boys in fondo. Nel senso che da quando è diventato un fenomeno mondiale il surf come praticamente indicatore di un certo tipo, di un certo stile di vita, si sono moltiplicate nel corso degli anni fotografi che si sono dedicati a fotografare le onde, a fotografare il mare, ma soprattutto le onde. E Ray Collins adesso è diventato decisamente uno degli elementi di punta. Greg, dove hai trovato queste foto di Ray Collins? Cioè, hai visto prima il nome e poi le foto, oppure hai visto la foto e dice voglio sapere chi è questo? No, allora, io sono un grande appassionato di mare, di acqua naturalmente, ma di mare in particolare, e un grande appassionato di surf, anche se poi non riesco a praticarlo come vorrei, ma mi piace guardare i surfisti o guardare anche gare di surf. Quindi ho iniziato a entrare in questo mondo, appunto in questo stile di vita, anni fa, e mi ero imbattuto in questo fotografo, io non lo conoscevo. Avevo beccato una foto che non è questa di cui parleremo oggi, che mi aveva ispirato tantissimo. Allora poi avevo cercato su di lui su internet, mi ero addirittura comprato il libro, lui ha fatto una serie di libri puramente sulle onde, lui fotografa solo onde, quindi non entra poi mai nel dettaglio del surfista, lui fotografa onde in vari posti del mondo, soprattutto in Australia, e quindi ho comprato questo suo libro e nel libro c'era appunto questa onda di cui andremo a parlare oggi e a me piace. A me piace veramente tanto. E qua lascia la sfumatura dell'onda, quindi è una foto secondo me molto interessante. E anche se poi lui ha uno stile vario, non le fa tutte così. Delle volte riescono a essere super dettagliate, super precise, ma questa diciamo ti dà quest'idea di movimento che a me piace. E quindi fotografare onde. Può sembrare una cosa, secondo me, abbastanza banale, ma poi se lo fa in questo modo diventa molto bello. Andrea, tu e con le onde come ti trovi? Con le onde non mi trovo benissimo, diciamo, nel senso che non ho è un tipo di fotografia un pochino distante dalla mia visione. Neanche io conoscevo Collins, le sue foto, il suo modo di fotografare è sicuramente affascinante. Ma è affascinante. Invito tutti a leggere la biografia di questo ragazzo, perché poi insomma, è ancora molto ancora giovane, ma la sua storia è incredibile. Come è arrivato alla fotografia e da dove ci è arrivato è sicuramente molto interessante. Lui credo lavorasse in miniera e a un certo punto si è fatto male, ha avuto un infortunio sul lavoro, si è fermato e non poteva neanche camminare. Durante questo periodo ha cominciato a studiare il manuale di una macchina fotografica. E questo è stato il suo primo approccio alla fotografia. Ha cominciato a fotografare surf e surfisti. Successivamente ha deciso di fermarsi per un anno con la fotografia e di smettere di bere, perché praticamente passava. Pare da quello che ho letto, metà delle sue giornate al pub, smettendo di bere, oltre ovviamente al cambiamento di vita, ha acquistato un tempo notevole della sua vita che ha dedicato a fotografare il mare. È sicuramente un autore da approfondire, quanto
quantomeno per la storia, per la sua storia personale, ovviamente anche per la notevole qualità delle sue immagini. Ma io devo dire questo, le onde da sempre mi affascinano, ci sono due fenomeni naturali che mi piacciono moltissimo, le onde e le nuvole. E, per quanto riguarda le onde, sembra semplice fotografarle. In realtà io mi sono reso conto che è di una notevolmente complesso, sia dal punto di vista tecnico, e adesso parliamo un attimo nel dettaglio magari di questa foto, sia dal punto di vista logistico, nel senso che le migliori foto probabilmente si fanno stando a mollo, ed è questo che magari è la parte che ti interessa di più a Greg, visto che la sua vita è a mollo praticamente. Sì, ma infatti vedendo i suoi lavori sembra che siano fatte tutte in acqua le foto. Io mi immagino lui probabilmente su una tavola da surf in mezzo al mare a scattare queste foto, quindi è interessante, sarebbe bello soprattutto con lui vederlo lavorare, vedere come fa a scattare certe foto. E qua niente, io credo sia questa foto in particolare tutto un lavoro di, insomma, lunga esposizione. E poi convertita in bianco e nero. Ma guarda, allora la foto in questione sì, ha un tempo di esposizione molto probabilmente più lungo delle altre foto che fa lui, dove tende a congelare l'azione. Il tempo di esposizione è più lungo del solito, ma non tantissimo. Perché se vedi il primo piano, la schiuma sì, è relativamente ferma. È vero, è vero. Un grande lavoro lui lo fa nello studio della luce che colpisce l'acqua, che colpisce l'onda. Questa è una luce molto particolare, si vede chiaramente per poter avere uno sfondo così scuro, anche se poi magari ci ha lavorato un po' in post. Evidentemente è stato scelto, cioè non è una foto che in nessun caso puoi fare a mezzogiorno, ecco. No. Riagganciandomi un attimo a quello che diceva Gregorio sulla realizzazione, sempre leggendo di lui, ho letto che nella fase di, diciamo, in cui lui fotografava i surfisti, tra i surfisti stessi ha acquisito notorietà, oltre per la bellezza delle sue immagini, anche per i rischi che lui prendeva per poterle realizzare. Quindi sarebbe veramente interessante vederlo all'opera e cercare di rubargli qualche tecnica, qualche trucco, o comunque sarebbe in generale interessante vedere come le fa. Beh, posso dire una cosa e poi passiamo alla foto successiva. Io di foto in acqua e sott'acqua ne faccio, con risultati purtroppo meno belli di quelli di Ray Collins, ma per esempio una cosa che lui riesce a fare, riesce ad avere, e vorrei sapere come, in condizioni del genere le sue foto sono sempre pulitissime, ossia non ha mai gocce d'acqua sull'obiettivo o sulla custodia che lo contiene, cosa che è di una difficoltà estrema riuscire a ottenere, perché la prima magari diviene pulita e poi comunque cominci ad avere gli spruzzi dell'acqua, l'aerosol, tutte queste cose qui che tendono comunque a non consentirti di continuare a fare delle foto di quel livello lì, di quella pulizia lì. Vero, Bene, passiamo alla foto successiva che molto indegnamente ho fatto io. Eccola qua. L'ho scelta perché è una foto di cui possiamo parlare, perché tocca una cosa importante che è l'esposizione. Greg, come l'ho fatta sta foto? Voglio vedere a che punto siamo. Bella domanda. Questa sì, è una foto super bella. Esposizione, diciamo che secondo me una foto del genere va fatta, cioè mi sembra ci sia molta luce. Quindi tu vuoi creare un effetto in cui l'orso polare non si vede,
rispetto alla neve, credo sia una cosa del genere, quindi avrai lasciato tanta luce nella foto, esatto. È quello che mi viene da pensare. E come l'hai fatto? Come l'hai fatto? Penso appunto ad un'esposizione lunga, anche se l'orso polare mi sembra ben definito, quindi o non si è mosso per niente nell'esposizione lunga, o se no non lo so, è magia, è Photoshop, però non credo. Quindi, mi spiego. Allora, prima di passare la parola a Andrea che la commenterà, comunque sì, è una sovraesposizione, cioè ho fatto entrare più luce di quello che mi suggeriva l'esposimetro della macchina. Non è particolarmente lenta come tempo di esposizione, diciamo un tempo medio, e ovviamente c'è un po' di Photoshop, perché per aumentare il contrasto, perché questo è il massimo del contrasto possibile, abbiamo soltanto bianco e nero, ci ho dovuto lavorare un pochino, però già quando, nel momento in cui l'ho scattata, mi sono reso conto che avevo questa situazione di fortissimo contrasto, c'era, per fortuna c'era il sole, e a quel punto ho deciso di dire, va bene, allora facciamo entrare tanta luce e vediamo se rimangono soltanto i neri. Andrea. Diciamo che questa foto, cioè, c'è poco da dire, parla da sola e strappa un sorriso, al di là della bellezza tecnica. È proprio un'immagine che concilia con la natura, ti immerge completamente in uno scenario che magari non, gran parte di noi non ha neanche mai visto, però lascia senza fiato. Tecnicamente poi possiamo disquisire di tutto, ma insomma è realizzata molto bene. Ma tanto per darvi le coordinate geografiche, questa foto è stata scattata a, se non mi sbaglio, a 82 gradi di latitudine nord, quindi molto vicino al polo nord, ben dentro il circolo polare artico, partendo dalle Svalbard in nave. Siamo arrivati fino alla banchisa polare, dove abbiamo trovato questo orso, il quale si aggirava tranquillamente su questi lastroni di ghiaccio che si muovevano, perché sotto c'era un mare abbastanza mosso, ma lui tranquillamente si muoveva, e vorrei sapere se rientra nei piani di Greg venire la prossima volta che andiamo alle Svalbard, venire anche lui a vedere questo posto. Io 100%. Aspettiamo di fare le Olimpiadi, poi dopo l'anno successivo andiamo dove vuoi, al Polo Nord, in Etiopia, a fotografare, non lo so, le tigri, nella savana, quello che vuoi. Però no, qua è interessante questa foto, innanzitutto per il contesto probabilmente in cui ti immergi e riesci ad entrare veramente a stretto contatto con la natura, ma poi proprio la bellezza della foto. Io vorrei in un qualche modo poter scattare foto del genere, perché sono veramente belle. Mi viene da pensare quanto vicino tu fossi all'orso polare, o se avevi un super obiettivo che ti permetteva di arrivarci così vicino. Bene, mentre ti dico che, siccome sapevo che le distanze sarebbero state, anche per questioni di sicurezza, sarebbero state rilevanti, quindi avevo una lente bella lunga, posso dirvi che ci vediamo alla prossima puntata. Quindi grazie Greg, grazie Staccio. Ricordatevi che potete vedere tutte le puntate sulla mia rubrica sul nuoto.com, che si chiama Poi me la mandi. Grazie ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.